Dottoressa, adesso parliamo di diabete e volevo chiedervi qual è l'attività dei Lions in questo settore? Allora, mi permetta di usare questa espressione dulcis in fundo, no? Perché parliamo di diabete. Certo. Allora, i Lions, abbiamo detto, sono i cavalieri della luce. E dato che il diabete è una delle cause principali di cecità nel mondo, è diventato gioco forza che noi Lions ci occupassimo di diabete. Diabete nelle sue varie espressioni, sia come assistenza al malato, sia come prevenzione. Certo, molto importante. È molto importante. Questi eventi che stiamo facendo oggi in questa piazza hanno una finalità preventiva, quindi noi facciamo prove glicemiche, degli screening diciamo di tipo compilativo con delle schede per stabilire il rischio di sviluppare il diabete. Se identifichiamo persone o già con alterazione della glicemia o con un alto rischio di avere il diabete, li indirizziamo poi al medico di famiglia. Grandissimo aiuto, come in tutte le malattie croniche, sono le associazioni dei pazienti. Cioè, se l'Italia valorizzasse molto di più le associazioni, molti problemi dell'assistenza sanitaria nel malato cronico sarebbero assolutamente ben controllati. Infatti noi lavoriamo in collaborazione con la FAND, di cui abbiamo qui presente la professoressa Tamara, che è la oltre ad essere la presidente dell'associazione Saronesi Diabetici, è anche una consigliera della FAND. Quindi diciamo che è una persona molto dentro, oltre alle problematiche della malattia, ma anche con tutto il contesto di quello che è la burocrazia che sta intorno alla gestione della malattia cronica. Quindi direi che è la persona adattissima a fare prevenzione. Prevenzione. E ci racconti un po' di FAND, chi è? Ecco, allora, intanto io rappresento a livello locale l'Associazione Saronese Diabetici, che si è costituita nel 2002 ufficialmente, quindi però lavoriamo già da 22 anni sul territorio. Noi siamo affiliati alla FAND, che è un acronimo che significa appunto Federazione delle Associazioni Nazionali Diabetici. Sono più di 120 associazioni sparse su tutto il territorio nazionale e naturalmente ogni regione ha il suo rappresentante. Io sono infatti consigliere regionale per la Lombardia, cioè nazionale per la Lombardia, e poi sono anche il coordinatore o la coordinatrice, se si preferisce, delle associazioni FAND della Lombardia, e quindi i miei rapporti con la regione sono frequentissimi per tutto quello che concerne la tutela dei diritti e anche dei doveri però delle persone con il diabete. Infatti la nostra prima conferenza fatta nel 2003 fu proprio sui diritti e i doveri della persona col diabete, perché ci sono certamente dei diritti che vanno riconosciuti, rispettati e incrementati, ma anche la persona deve rendersi conto che, specialmente nel problema del diabete, la persona è protagonista, perché il diabete va curato in ogni momento della giornata, che piaccia o non piaccia. Lo sanno bene i diabetici di tipo 1, i cosiddetti ragazzi, che sono insulino dipendenti fin da subito perché è un salvavita, ma lo devono sapere anche i diabetici più anziani, no? Che magari lo scoprono più avanti con l'età, perché magari non si sono comportati bene, quindi obesità, cioè tanti altri problemi. Quelli lì rientra anche lo stile di vita. Anzi, è soprattutto lo stile di vita. Infatti, per questo tipo di diabete, che viene detto diabete di tipo 2, il primo consiglio, se è possibile, che il medico dà è quello di cambiare alimentazione, quindi cambiare lo stile di vita, quindi alimentazione e movimento. Se poi questo non è sufficiente per rientrare nei ranghi di una normalità, di un'accettabile normalità, ovviamente subentra poi il trattamento farmacologico, che non è mai dell'insulina inizialmente, è sempre di farmaci. E questo però spesso viene sottovalutato dalla persona, che crede che in fondo sia una cosa da poco, mentre purtroppo il diabete è un... Io lo dico sempre, è come un fiume in piena, ma di cattivo, di acque sporche, che dalla testa arriva giù ai piedi. Infatti le complicanze di questa cronicità
sono a livello cerebrale, quindi ischemie, a livello cardiaco, quindi il grande circolo, ma anche del piccolo circolo, sanno bene le dita tagliate nel piede, il piede poi magari fino alla gamba, i problemi alla retina, perché le iperglicemie, la cecità, anche le ipoglicemie, infatti. Quindi noi stiamo lavorando da anni, intanto con la dottoressa Colzani, perché comunque lavorava nell'ospedale della città di Saronno, e quindi noi siamo legati all'ospedale, avevamo anche attività ambulatoriale, eravamo presenti come proprio anche così per dare una presenza affettuosa alle persone che hanno bisogno comunque ogni giorno di capire che non sono isolati. E infatti uno dei motti della FAND è proprio questo, di non isolarsi, perché l'essere insieme dà la forza per accettare, ripeto, una cronicità molto pesante, perché sia nel vissuto quotidiano, e qui lo sanno molto bene appunto i giovani che cominciano prestissimo e si spera che abbiano una lunga vita, ma sia anche per coloro che ce l'hanno già a mezza età, perché comunque dà talmente tante complicanze che rende poi la vita molto di pessima qualità, la qualità della vita peggiora tantissimo. E in questo senso noi ci battiamo molto per la prevenzione, con gli screening che abbiamo sempre fatto da anni, anzi oggi è passata poca gente, ma generalmente facciamo anche 400 prove dalla mattina alla sera, perché la gente ci tiene. Adesso va meglio, ma un tempo trovavamo davvero tante persone con la glicemia alta e abbiamo avuto persone che sono tornate a ringraziarci, perché al pronto soccorso gli avevano detto: andate a ringraziare chi vi ha salvato la vita, perché così. Perché se no non l'avrebbero neanche scoperto. E lo scopri troppo tardi, perché il diabete non ti fa venire, non so, le macchie in faccia, certo. Quasi, generalmente, voglio dire, non te ne accorgi. Facciamo 2 cene all'anno dedicate con la nostra diabetologa che studia il menu, e i cuochi molto bravi fanno rispettare tutto. Facciamo tante attività, conferenze, ogni anno festeggiamo la giornata nazionale del diabete, che è il 4 ottobre, quella mondiale, che è la seconda domenica, sabato e domenica di novembre. Siamo, fra l'altro, la FAND è membro dell'IDF, che è la International Federation Diabetes. Io faccio parte di City Change Diabetes di Milano, cioè quindi ho diversi progetti anche a livello regionale, appunto. Faccio parte di una federazione e di una fondazione che ha rapporti frequenti con la ministro Moratti, avremo un incontro anche prossimamente. Cioè, quindi tutto questo per chiedere una migliore qualità del trattamento del paziente, della persona col diabete. Se avrete piacere, vi verremo sicuramente a trovare per parlare. Certamente il piacere è tanto, perché c'è proprio bisogno di diffondere la conoscenza, certo, sia a livello personale per curare se stessi, sia anche poi dei nuclei familiari, di tutti, perché è un problema grosso. La pandemia per il 2040 non è da Covid che ci ha preceduto, è per il diabete nel mondo. Pandemia, questo dice tutto. Quindi più lo diciamo meglio è questo, e voi ci aiutate in questo tantissimo. Grazie. Grazie a lei.